Buon salve ragazzi e benvenuti miei cari pixelini in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. L'inizio di questo video lo dedico a una persona particolare, lo dedico a Gloria che mi ha impedito di fare una cosa che non dovrei fare, del genere di andare all'appuntamento con questa merda addosso. Cioè ragazzi, in effetti non si può fare. Io ve l'avevo detto, vi avevo promesso, dai facciamolo, ma no. Ma neanche così, mi sa che neanche così possiamo andarci, siamo veramente ridicoli. Ma neanche fatti così, proprio che dici vabbè, il colore è giusto, no. Proprio no. Quindi ragazzi, niente di tutto ciò, niente di tutto ciò. Siamo pronti per affrontare il nostro appuntamento. E no, assolutamente, no, voglio mantenerle, ovviamente, voglio mantenerle e possiamo anche concludere questa bellissima, fantastica musichetta che sentiamo di sottofondo, che a me piace tanto e ho dedicato anche la musichetta completamente solo e soltanto alla mia amica Gloria e adesso possiamo andare all'appuntamento. Ragazzi, io non ce la faccio, io ho un attimo di ansia perché ho paura che qualcosa vada storto, perché è troppo bello, è troppo facile. Cioè abbiamo aspettato 4 anni e mezzo, cioè o meglio nel gioco reale abbiamo aspettato 5 anni completi di gioco per questo punto. E secondo me ragazzi, qual quadra non cosa. Andiamo ragazzi, godiamoci questo momento. Oh mio Penny. Cazzo Penny. Allora, è piatta come una tavola da surf. Questo sì, come al solito. Però non ha quell'orrendo vestito schifoso. Ok, c'è questa maglia nera che del genere tipo, perché ti vesti così? Però, cioè, dai, non è così brutta. Non capisco se quelle cose ai piedi sono due, sono pezzi delle ballerine oppure sono due collanine. Di solito se ne mette una sola caviglia, no? Tutti e due, credo. Dell'altro te, tesori miei. Oh, c'è un'altra coppietta lì, chi sarà? Questo posto è intimo o solo piccolo? È l'unica cosa piccola che vedrai oggi. C'è nessuno qui che non sia nel bel mezzo di un appuntamento? La cameriera, credo, la proprietaria. Ragazzi, devo premere quel pulsante? Dai, forza. Oh. Dunque, è questo il posto. Rocky, smettila di guardare le tette di Penny, innanzitutto. Cioè, lo so che stai vedendo dove sono e non le trovi, però... Ragazzi, il nostro personaggio è... Cioè, non guardarla... Guardala negli occhi! Cavolo! Le basi. Ragazzi, si devono guardare, ma senza farsi notare, non così palesemente. Ragazzi, guardate, le sta fissando continuamente. È così floreale. Sei carina, Penny, però, eh? Non hai le treccine, hai un'unica con quegli occhi, poi, mamma mia. Mamma. Comunque, ragazzi, avete visto i muscoli? I muscoli pettorali di Penny al posto delle... Cioè, veramente. Significa che ti piacciono i fiori? Forse dove... Ora il nostro personaggio sta pensando dentro di sé, dovevo scegliere l'altro vestito. Ma no, dai. Ma certo, i fiori sono come sorrisi che sbocciano dalla terra. Vabbè, dai, insomma... Lei non ha un vestito a fiori, quindi... Che bei occhi che c'ha, però. Ah... I fiori sono deliziosi su carta, da parati, tovaglie o vestiti. Ecco. Ragazzi, dovevamo scegliere l'altro vestito. Già qui partiamo male. Vabbè, dai, facciamo il male. A proposito, come sto? Ragazzi, se voi avete scelto il vestito floreale, fatemi sapere cosa ha detto, eh. Perfetto. Come sempre. Ah, meno male. Però magari se avessi avuto i fiorellini e quelle viola lì, allora sarebbe stato ancora meglio, forse? Penny, tu davvero ti preoccupi del tuo aspetto? In che senso? Sì, sono tanto popolare che a volte mi sembra che gli altri osservino quel che faccio, come mi vesto, è sfiancante. Guardate guardate esattamente il petto di Penny. A parte che ci si può mangiare sopra. Però vedete quelle due cosine a destra e a sinistra? Credo siano i pettorali, proprio i muscoli. Mi sa che Penny... Guardate che le braccia, piccoline ma muscolose. Mi sa che Penny di notte fa palestra, Posso di dormire. Ma per me il giudizio più importante è il tuo. Oh! Il mio? Penny, mi lusinghi. Non avevo idea che ti sentissi così. Oh mamma, Penny, però chiudi un po' con il gambo, che non si può fare. Cosa posso portarvi, tesori miei?
tutto il cibo che ha, mi devo strabuzzare. No, devo mangiare poco perché una fettina di dolce light e un tè leggero, grazie. Oh, del tè. Prendiamo del tè. Tè, non fa una piega. Beh, se è una sala da tè, cosa vuoi che prendiamo? E niente di troppo rovesciabile, Madame Piediburro, per favore. Del tè che non si può rovesciare. Vi preparerò qualcosina. Tornate pure a godervi il vostro primo appuntamento. Torno subito. Ok, mi stai mettendo ansia col fatto che sai queste cose, cioè lo sa perché siamo venuti già prima, però cavolo. Cioè, ora Penny probabilmente dirà: ecco, come siamo noi a chiederlo? Ma veramente ci siamo stati prima e quindi, cioè, nel senso, sviluppatori, noi siamo già stati qua prima, gliene abbiamo detto, quindi, cioè, nel senso, le basi. Come faceva Madame Piediburro a sapere che è il nostro primo appuntamento? Voglio dire, di sicuro non è il primissimo appuntamento, ma cioè il tuo primissimo appuntamento, ma è il primo per me. No, è il primo appuntamento anche per me. Oh, Penny è solo nostra, quindi. Mlam, 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 mlam. Ma ci sarà una sfilza di gente che ti chiede di uscire, Penny. Però ho detto di sì una volta sola. A te. Tuttavia, mi chiedo come abbia fatto Madame Pitiburro a capirlo. Gliel'abbiamo detto noi, porca di quella. Penny. Stavamo parlando di qualcosa che le ha fatto capire che era il nostro primo appuntamento? O magari ha ascoltato quando siamo venuti prima con Tonks e Charlie qui? Di cosa stavamo parlando? Non ricordo. Perché sei distratta da me, vero? C'è qualcosa di cui vorresti parlare? Ma che domande fai? Parlerei di qualsiasi cosa con te. Mi sta un po' antipatica Penny in questo momento, eh? Allora possiamo parlare davvero di ogni cosa? Ottimo, parliamo allora. Ho paura di saperlo. Bene, che dialoghi di merco. Ma chi l'ha fatti sti dialoghi? Voglio dire, abbiamo parlato tanto in passato. Già, tanto. Parliamo di pozioni, o almeno io di solito parlo di pozioni. Ti ho parlato spesso di pozioni. Non saprai. Quanto spesso è spesso? Hai ragione, il concetto di spesso varia da una persona all'altra. Ragazzi, questo dialogo è tipo la cosa più merdosa che potesse esistere. Cioè, veramente è pessimo questo dialogo, è veramente pessimo. Abbiamo mai parlato di spezzare incantesimi? Sì. Tu come spezzi incantesimi o di spezzare incantesimi in generale? In genere. Non saprei. Abbiamo decisamente parlato di robe, molte robe. Voglio dire, abbiamo parlato quando siamo stati insieme al ballo celestiale. È già qualcosa. Sì, esatto, siamo proprio bravi a parlare. I migliori. Sì, proprio, certo, come no. Dov'è il mio tè che almeno mangio e bevo e non. Madame Piediburro ci sta mettendo parecchio. Mi sono un po' impappinato prima, ma ho ordinato il nostro tè, vero? Sì, hai ordinato per entrambi del tè non rovesciabile. Non l'ho mai bevuto prima d'ora. Perché forse non arriva, visto che non è rovesciabile, non arriva. Oh, volevi. Forse volevi qualcos'altro? Penny, scusa, non ci ho nemmeno pensato. Ecco, no, già intanto nominiamo qualcosa, qualcun'altra, cioè veramente le basi. Tonks mi ha messo in guardia sul rovesciare del tè e ho fatto un gran pasticcio, vero? No, anzi, non vedo l'ora di scoprire cos'è il tè non rovesciabile. Lo dici solo per non mettermi in imbarazzo. Lo dico perché mi piaci, Rocky. Oh, se non ce la facciamo ora, non ce la facciamo più, però, eh. Mi piaci molto. Ragazzi. Anche voi, se. Oh, bella faccina di Penny tutta ammiccante. Ragazzi, se voi aveste chiesto a di uscire a qualcun altro, tutte le persone con cui avete chiesto sono uguali? Cioè, nel senso, Merdula, qualcuno di voi ha invitato Merdula? Merula o Merdula, qui siamo ancora al quarto anno, è cattiva, quindi Merdula. È brava oppure è una Merdula? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Oh, no, cosa. Oh! Figli della ingrocchia, che cazzo, che ci fanno lì?
Tonks e Charlie! No. No. Cioè, porca di quella... No! Cioè, stiamo scherzando? Cosa? Tonks e Charlie sono qui, quei figli di una... ottimo, non sono certa di cosa significhi per noi. Nemmeno io. Proseguiamo con il nostro appuntamento e facciamo finta che non siano qui quei bastardi. Sarà difficile con loro due così vicini, ma ci sto. Guarda come ci fissa. Guarda come ci fissano quei maledetti. Che cavolo ci fanno quei maledetti loro? Ragazzi, io mi sto incazzando. Cioè, no, veramente, non si può. Non si può. Cioè, no, non si fa. Cioè, ma perché rovinare tutto? Forse dovrò alzarmi per vederci meglio. Forse dovresti andartene a fan... Non stiamo spiando l'appuntamento di Rocky. Stiamo ammirando l'arredamento, sì, certo. E se attraversassi la stanza con nonchalance? Continuerò a fissare questa tovaglia finché non sarà tutto finito. Maledetti. Dove è finito il nostro tre? Credi che Madame Piediburro si sia dimenticata di noi? Ficcanaso. Non vedo nessun ficcanaso dalle cattive intenzioni qui. Sì che lo vedo, sono davanti a noi, sono lì, dietro a Penny. Dovremmo ridere come se non ci stesse guardando nessuno. Sì, dovremmo mandare a fan... avete capito, ragazzi. Se c'è qualcuno in ascolto, quella è stata un'idea di Tonks. Ci sono delle tazze qua. Io non mi sopporto. Non stiamo qui per controllare come va l'appuntamento di nessuno. Sentito, gente? Sì, certo. Come no? Sono stati Tonks e Charlie a farmi scoprire questa sala da te. Ed è colpa loro se sono degli stronzi. Cioè che no, ragazzi, io non ce la faccio. Incantesimi preferiti? Passioni? Di cosa parliamo ora, Penny? Di come mandare a fanciulo quegli altri due? Come sto andando a far finta che Charlie e Tonks non stiano guardando? Siamo solo due amici nello stesso locale di Rocky. Tutto qui. Potreste magari non esserci qua, maledetti figli della... che avete capito. Sono solo assicurandomi... Voglio solo assicurarmi che... certo che prosegua tutto con Rocky bene, però, cioè, così... Cioè, ragazzi, abbiamo già letto questo e credo che abbiamo finito tutto. Ragazzi, cioè, veramente... Ci sono rimasto veramente male. Ci sono rimasto talmente male che ora mi metto a piangere. Ragazzi, e non abbiamo neanche il tè. E secondo me il tè non arriva, ragazzi. Non arriva o se arriva viene rovesciato o qualcosa del genere. Ragazzi, non poteva andare peggio di così. Peggio di così non poteva succedere. 5 stelline, ragazzi, eccoci qua. Eccoci qua, raccogliamo tutte le varie cose e andiamo a vedere come continua tutto quanto. Sono molto deluso, veramente molto deluso. Far finta che nessuno stia spiando è piuttosto faticoso. Forse dovremmo invitare Tonks e Charlie a unirsi a noi, Rocky. Tanto, sono qui seduti al nostro tavolo. Ah, ragazzi, ci devo un attimo pensare. Allora, ragazzi, io mi sono un pochettino documentato, ok? So che succede se diciamo di no. So esattamente quel che succede, ve lo dirò alla fine. Quindi, a questo punto, proviamo a dire di sì, vediamo se cambia qualcosa. Io li sto odiando una marea, voi non sapete quanto io li stia odiando. Dai, proviamo a invitarli, giusto per dire, ehi, figli della merda, cioè, dai... Sì, invitiamoli. Ma hanno aiutato... No, cosa stai dicendo? Ma hanno aiutato a preparare questo appuntamento, quindi le loro intenzioni sono buone. Sono strane. Cioè, no, in realtà sono... Che cazzo dici, Rocky? Era un sì, invitiamoli. Tanto ormai l'hanno già rovinato. Peggio di così non può andare. Questo dovevi dire, non altro. Questo. Sì, non farsi notare in questa sala da te è più difficile di quanto pensassi. Scusa, Rocky. Sì, stai zitta, Tonks. Stai veramente zitta. Avete sentito tutto quello che Penny e io ci siamo detti? Sì, tutto. Ma dai! Bastardi. Beh, allora, coraggio, unitevi a noi! Guardate com'è carina Penny, com'è veramente carina. Peccato per le calze, che, forse poteva evitarsele, e quella gonna che fa del nero lì sotto, tipo perché il poligono è chiuso. No, grazie. Forza, dai, vieni, tanto hai fatto tanto danno. Vieni, dai, forza! Charlie, non essere maleducato. Ma è il loro appuntamento, Tonks. Lasciamoli tranquilli. Se volevate lasciarli tranquilli, allora dovevate non venire qui. Possiamo fare finta che sia un doppio appuntamento. E dai. Dai, che cazzo stai... No. Tonks, attenta! Phew, disastro evitato.
Yeah! Oh. Oh cielo! Oh cielo! Ragazzi, piccola parentesi, nel caso in cui aveste scelto di non invitarli, mentre fuori sento degli urli, sarebbe successa la stessa cosa. Stessa, identica cosa. Ops! Attenzione, tesori miei, guardate a dove mettete i piedi mentre uscite. Bene, ci ha chiuso tutti fuori. Mentre usciamo, devo chiudere il locale per sistemare questo piccolo incidente. Qualcuno potrebbe farsi il male. Coraggio, tutti fuori. E quindi Tonks e Charlie hanno rovinato l'unica mia occasione di spupazzare Penny. Bene, benissimo. Immagino che questa sia la fine del nostro appuntamento, Rocky. Sembra anche a me. A parte che nella vita reale basterebbe andare fuori e fare un giro, però. Mi dispiace così tanto. Te stai zitta, Trunks. Devo trovare un. Ragazzi, voglio un nomignolo brutto per Tonks. D'ora in poi la chiamerò così. Ditemi un nomignolo brutto per Tonks qua sotto nei commenti. E anche per Charlie, quel maledetto. Sapete quel che si dice sui piani perfetti? No, ma ti prego, diccelo. Sono certa sia qualcosa che ha a che fare con le tazze da tè. Su, tesori miei, tornate a Hogwarts. E così tutti e quattro torniamo a Hogwarts insieme. Già, una cosa assolutamente non imbarazzante. Ragazzi, cioè, veramente? Veramente? No, è ancora no. Ragazzi, io non ce la posso fare. Non ce la posso proprio fare. Ragazzi, io questo video lo concludo qua perché sennò farei l'altro video con la conclusione della quest tutto arrabbiato. Ma non vi preoccupate, così ho deciso di portare questo video alle 13 e quindi il prossimo video sarà oggi stesso alle 15 dove concluderemo questa quest. Ragazzi, io sono molto molto arrabbiato con Tonks, con Charlie, eccetera. Cioè, veramente, no, non si può. Non ce la faccio. Voglio, vi prego, un mi piace e un commento per supportarmi, ragazzi. Questa era la mia unica occasione, probabilmente, di fare qualcosa con Penny. A questo punto ho capito che finalmente niente, nessuno potrà farci nulla. Ragazzi, io e Penny non ci spupazzeremo mai, né altro. Per forza, è così. Non c'è altra scelta. Ragazzi, direi che per oggi è tutto. Vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanella e per favore condividete questo video per la mia tristezza. Per oggi è tutto. Fatto il misgatto. Mamma.